Salve a tutti e benvenuti su 11 Step. Eccoci qua con un altro nuovo episodio su come creare una canzone dubstep. Prima ho detto un brano, poi ho detto una traccia. Insomma, l'ho chiamata in tutti i modi possibili, ma alla fine il concetto rimane sempre quello. Per i nuovi che hanno subito visto questo video, vi consiglio di vedere prima gli altri episodi, così non vi perdete niente. Oggi parleremo di atmosfera, il background che sta in un drop, quindi tutti quei suoni che stanno sotto ad una batteria, e in questo caso è mid bass. Ragazzi, credetemi, è una cosa essenziale. Dare la giusta atmosfera ci darà un'anima al nostro brano, darà una giusta tridimensionalità. Immaginate di dormire senza un materasso, sarebbe scomodissimo. In questo caso i mid bass dobbiamo farli appoggiare su un bel tappeto, che può essere una voce con un bel riverbero, che può essere un arpeggio, comunque tutti quei suoni che sentiamo malappena. Iniziamo subito. Allora, questa è una cosa che dovevo farvi vedere prima di creare i mid bass. Perché? Perché io quando inizio faccio prima la batteria e poi creo un'atmosfera, perché così mi viene più facile appoggiare poi gli altri suoni. Mi dà una sensazione diversa dopo aver creato un'atmosfera, creato per bene la batteria, poi ad appoggiare tutti gli altri suoni. Io in questo progetto ho fatto così: synth, dove ho messo nella prima battuta iniziale questi suoni qua. Analizziamo per bene. Sotto ci sono altri suoni come questa voce, delle voci che vanno in off beat, quindi così in controtempo. Ecco, allora un'altra cosa, sì, l'atmosfera, sì. Ma non esageriamo. Se esageriamo, impastiamo tutto e facciamo solo casini. Alcune volte, togliendo un arpeggio in meno, togliendo quello in meno, mi suona tutto diversamente, mi suona molto più pulito. Magari ascoltate senza mid bass, così. Ecco, tutti questi suoni. E poi ci sono altri suoni in più per creare questa progressione. Potete anche gestire il side, cose che sempre vi consiglio, così. Ecco, in questo caso i suoni non sono né tanto impastati e né tanto puliti, ma comunque funziona bene. Vedete che cerco di creare questi layer per dare spessore diversamente. Quindi questo è il primo suono che ho utilizzato. Prendiamo uno span e poi top lead, suona abbastanza acuto. Un altro suono anche qua, vedete, sulle medie. Ecco, questo qua diciamo che sarebbe il lead, quello che sentiamo di più. Quindi top lead, soli top lead. Mi manca anche la zona abbastanza corposa. E poi mettiamo le super soft. Vedete che io appunto mi faccio queste sezioni con questi gruppi: super soft da una parte, top lead da una parte. Quindi già questo mi va a riempire quasi tutto lo spettro. Qua queste frequenze per dare più corpo a tutto quanto. Questo basso che ho utilizzato qua, da solo sarebbe stato una schifezza. Vi faccio ascoltare, guardate. Senza atmosfera, senza super soft, eccetera eccetera. Guardate, ascoltiamo. Ecco, vedete? Abbastanza semplice. Con tutto il resto mi va a riempire tutto quanto. Ho le super soul con questo. Vedete? Perché questo gira intorno alle frequenze più basse, che mi va a dare più corpo. E poi vi farò vedere come appunto sono state create. Sempre tutto a strati. Più questo, più questo e più questo. Allora, l'arpeggio sarà questo. Esatto, è un preset dal Silent. Quindi questo è l'impatto iniziale. Con tutti questi suoni diciamo che riesce a completarsi. Poi il brass, senza, con. Qua però ho ricampionato l'arpeggio, perché volevo provare a fare una cosa diversa con autofilter, provare a fare una cosa un po' più veloce. Volevo provare alcune cose, ma alla fine l'ho lasciata così com'era. Anche in questo caso il reverse, vi ho fatto vedere il reverse nel drop che ho creato con questo stesso basso utilizzando il riverbero. Anche qua negli effetti ho utilizzato il reverse. Più reverse mettete, più ansia vi dà. Tutto fa la differenza. Basta mettere anche il rumore di una sedia che si sta per rompere e già fa la differenza. Quasi sempre metto questa voce così. Allora, togliamo gli effetti, gruppiamo e togliamo gli effetti. Questo è un chorus che mi va quindi a rendere questa voce un po' più grande, parlando di stereofonia, solo. La sento più da vicino, così invece la sento
un po' più lontano. Questo è un preset chiamato Yo Man. Basta scrivere Yo Man, troverete. Poi ovviamente non mettete tutto al 100%, però comunque cerca di allontanare la voce. Questo aiuta anche a non impastare i mid bass, quindi riusciamo a sentire sì questa voce, ma in uno spazio diverso. Poi vabbè, ping pong che non ho utilizzato, ma posso ovviamente creare un'automazione. Poi capita che alcune volte prendo la voce, prendo una voce qualsiasi, la metto in una tonalità corretta, quindi prendo questa voce dalla libreria e voglio creare un'atmosfera per il drop, cosa che faccio quasi sempre, metto in solo, metto magari uno span per capire qual è, se siamo sulla giusta tonalità. Mi sposto di qualche ottava, così a meno 24, così riesco a vedere meglio la fondamentale. Però accorciamo la voce così. Ecco questa. Un La, riportiamola alla giusta ottava. Per magari avere la certezza prendo io un operator. Eccolo qua. Togliamo questo operator. E poi gli vado a mettere un riverbero abbastanza pesante. Ci metto un multibanzi, un OTT. Registro questa in audio. Traccia numero 6767. Ecco qua. Ecco, dopo che ho registrato posso tagliare la parte iniziale perché non mi serve. Quindi prendo solo la coda. Mi sposto qua. Questa anche posso eliminarla. E posso ovviamente utilizzare questa. Posso prolungare così, duplicando. Per evitare questi click magari vi consiglio di fare dei crossfade. Oppure un'altra cosa molto comoda è magari utilizzare una traccia MIDI e loopare. Prendete questa, la trasciniamo qua in una traccia MIDI. Perfetto, mi sposto sul Do, questa la elimino e da qua mi vado a loopare. Ci metto loop. Vado a loopare nel modo corretto utilizzando soprattutto i fade. Ecco, poi loop e faccio una cosa. Fade lo metto magari al 100%, così faccio una cosa un po' graduale. Mettendo il metronomo potete capire se siete a tempo. Volendo potete anche poi passare in file audio, basta poi fare di nuovo il processo di prima, di registrare questa traccia MIDI. Qua il sidechain mi sembra che non c'è, no. Quindi lo vado a prendere, copia. Piano, ovviamente non si deve sentire abbastanza. Sente? Anche con la voce, soprattutto con la voce, mi dà questa atmosfera abbastanza piacevole. Poi ovviamente metto anche qualche arpeggio. In questo caso vedete c'è solo la voce, perché non ho voluto esagerare troppo con l'ambiente. Metto la voce di prima. Ascoltiamo. Sente? Vedete, già riempie di più. Fate quasi sempre. Vediamo, ascolto senza, ascolto con, ascolto senza questo e poi metto solo questo. Vediamo se questo va bene così. Magari la parte iniziale la voglio asciutta e poi dopo inizia l'ambiente. Poi c'è anche l'ambiente di questi synth. Vedete che continua? L'ho voluto fare apposta così almeno tutto quello che ci sarà dopo verrà appoggiato da questo ambiente. Poi dopo otto battute ho fatto questo passaggio. E poi c'è questo arpeggio. Ho voluto aggiungere una cosa in più, quindi per creare una cosa che va a crescere. Poi in questo caso, automazione, delay, vedete? Per dare questa cosa graduale, così il suono se ne va pian piano, senza così bruscamente fermare. Meglio così. Ok, per oggi abbiamo finito, ci vediamo quindi al prossimo episodio. Fatemi sapere se volete sapere qualcosa in più sull'atmosfera, qualcosa che volete magari approfondire di più. Come al solito ovviamente vi ricordo di lasciare un like se questo video è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando pure la campanella per restare sempre comunque aggiornati. Ciao a tutti!